Andiamo avanti con... abbiamo Venezia, abbiamo Giorgio, studente di giurisprudenza dell'Università di Padova, però. Sì, Padova. Venite, venite comunque, con lo striscione, dico. Ma sì, venite. Vabbè, buonasera a tutti. È per me un grande onore essere qui con tutti voi, con tutti voi studenti. Vorrei proporre una riflessione sul concetto di uguaglianza. Infatti si sente nella dialettica comune uguaglianza negli strumenti e tra persone. Nella dialettica comune si sente spesso che c'è una parità di alternanza tra vaccino e tampone. Purtroppo però questa parità non è vera. Sotto il punto di vista tecnico, infatti, c'è una differenza formale e sostanziale. Formale perché un mezzo è oneroso e l'altro è gratuito per il singolo. E sostanziale perché due strumenti del genere prevedono un impatto sul corpo umano profondamente diverso. Il tampone, infatti, è un accertamento medico di uno stato di positività o negatività. Similmente, ad esempio, a un misuratore di temperatura, questo impatto per il corpo umano è misero, è anzi nullo. Paradossalmente è oneroso. Invece il vaccino, terapia preventiva, ha un impatto sul corpo umano caratterizzato dalla irreversibilità degli effetti. Paradossalmente è gratuito. Quindi, quando ci viene venduta questa parità di alternanza, noi dobbiamo dire no, la scelta è diversa, la scelta non è posso fare questo, posso fare l'altro e sono tranquillo, è una scelta che pesa, eppure il Green Pass prevede l'onerosità di uno, la gratuità dell'altro e crea una discriminazione sociale tra persone, una discriminazione che si avverte soprattutto per quelle persone che non possono permettersi il costo di 250 euro mensili per ogni componente, ad esempio, l'unità familiare. Proprio per questo, quindi, si può dire che il Green Pass opera per una determinata categoria di persone, quelle che non possono permettersi un certo reddito, un vero e proprio obbligo vaccinale. Quindi se ne devono rispettare i presupposti dettati dall'articolo 32 della Costituzione e interpretati dalla Corte Costituzionale. Che cosa dice la Corte Costituzionale? Dice che con l'obbligo vaccinale si tutela una categoria specifica di persone, cioè coloro che devono, che non possono ricevere la somministrazione e che quindi, nella teoria dell'immunità di gregge, vengono protetti dagli altri immunizzati. Sappiamo pacificamente ora che, lo dice anche Brusaferro, l'ha detto il 20 ottobre, che l'immunità di gregge non può essere un obiettivo, perché non è raggiungibile nemmeno col 100% di vaccinati. Quindi, primo presupposto, la categoria delle persone da proteggere non può essere protetta. Secondo presupposto, la persona umana, il rispetto della persona umana. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato non può sacrificare neanche un soggetto per salvare tutti gli altri. Sentenza Onida, sentenza Cartabia. Quindi, quando è che si ha la sicurezza, la certezza sulla sicurezza di un trattamento a cui si vuole obbligare le persone? Giuridicamente, non sto qua a dire se il vaccino è sicuro o no, non ne ho le competenze, ma giuridicamente si raggiunge con un'autorizzazione al commercio standard dell'EMA per rimanere al linguaggio del regolamento europeo 726. Questo accertamento non c'è, manca. Altro punto sotto il quale si può dire che tutta questa situazione è un po' critica. E se non basta questo, si citi il rapporto AIFA che stabilisce che 14 decessi sono non correlati sicuramente, ma correlabili alla somministrazione del vaccino. Quindi ci sono molte criticità sul punto. Altro punto fondamentale. L'obbligo vaccinale deve essere l'estrema ratio, cioè l'ultima spiaggia per
raggiungere l'obiettivo della immunità. E oggi viene citato a sproposito l'esempio inglese come un esempio dove non c'è il Green Pass, i contagi aumentano e sono messi molto male, diciamo così. Ed è paradossale, perché dopo si dice ci sono pochi morti per la grossa campagna vaccinale, per il successo della campagna vaccinale. E la logica comune non pone l'accento giusto sul tema, e cioè loro hanno raggiunto un'ampia fetta di popolazione vaccinata senza alcuna limitazione. Quindi è dimostrato nei fatti che una politica meno invasiva del corpo umano raggiunge lo stesso risultato. Quindi sotto tutti questi punti di vista, non solo anche con la sanzione che per gli altri vaccini obbligatori previsti dalla Lanzin non è questa, non è la sospensione del rapporto lavorativo, non è la perdita del diritto allo studio, la perdita della libera circolazione, ma è una sanzione pecuniaria, tra l'altro. Sotto tutti questi punti di vista si può dire che il Green Pass, per citare Fantozzi, è una cagata pazzesca. Quindi, questo lo dico con molta tranquillità, con tutta la tranquillità che deve contraddistinguere un dibattito serio, anche se dall'altra parte non abbiamo un interlocutore serio. Vi lascio con questo, dicendovi anche, facendo un'ultima provocazione. L'intromissione così legittima nel nostro corpo, una discriminazione statale così importante, potrebbe essere letta come una violenza di Stato. E quindi tutte le nostre manifestazioni che sono pacifiche, rimarranno pacifiche, sono un atto di legittima difesa. Grazie a tutti. E grazie a Giorgio.